Sì, allora siamo con il capitano del Chieti, Cosimo Forgione. Sei dovuto uscire, Cosimo, nel secondo tempo. A proposito, come stai? L'anca come va? Sì, sono dovuto uscire, ho stretto i tempi in questa settimana, quindi dai, adesso pensiamo subito a mercoledì. Ci hai provato anche tu, ci avete provato in tanti, è venuto fuori soltanto un gol rispetto alle occasioni create, sicuramente potevate tirar fuori 3 punti. Abbiamo fatto una grande partita, l'abbiamo preparata così, abbiamo avuto il pallino del gioco contro una squadra che l'abbiamo vista, era una buona squadra, il Teramo, allenata bene da un buon allenatore, e noi comunque l'abbiamo messi lì e non siamo riusciti a far gol, ecco. C'è rammarico più per questa partita in sé oppure per aver perso la testa del girone? No, ma ancora io l'ho fatti questi campionati e presto, quindi dobbiamo pensare a lavorare così, ma se giochiamo così andremo lontani, ecco. Ci sono state appunto diverse occasioni per voi, però è mancato sempre un po' l'ultimo passaggio, un pizzico di precisione in più, sarebbe stata meglio sotto porta. I tuoi inserimenti, ma anche lì davanti, tra Ceccarelli, Falle e Touré, insomma, non sempre hanno inquadrato la porta. Sì, magari non siamo stati precisi, però siamo arrivati tantissime volte. Quando crei così tanto è bello vedere giocare la squadra, quindi peccato, però... dobbiamo già pensare subito alla prossima di mercoledì. È stato un derby che ha vissuto dei momenti anche abbastanza nervosi, soprattutto nel secondo tempo, dopo il pareggio del Teramo. Ecco, che cosa è successo? Nel senso, abbiamo visto quel modo di esultare magari che poteva risparmiarsi il giocatore che aveva fatto un gran gol, tra l'altro Pavone, però poi che cosa è successo sul campo? Guarda, io ti dico la verità, in questi episodi voglio dare poca importanza, perché fai bene. Non meritano importanza, no? Mi va di ricordare questo ragazzo, Michael, che purtroppo non c'è più. Un abbraccio alla famiglia. Il vostro grande tifoso, e oggi la curva Volpi, lo spicchio dove c'è proprio il cuore del tifoso, dei tifosi neroverdi, non erano presenti, però ovviamente erano con voi. Per noi è stato un colpo, no? Sapere questa notizia, perché stamattina siamo andati io e Matt lì dai familiari e da ragazzo e abbiamo visto lo strazio della madre. Quelle sono le cose che purtroppo nella vita non vogliamo che accadano mai, però purtroppo è la vita, bisogna andare avanti. Noi oggi volevamo regalare questa vittoria a lui, perché abbiamo lottato tutti insieme e magari la dedicheremo mercoledì, ecco. Ecco, mercoledì, tra pochi giorni, si torna di nuovo in campo per questo turno infrasettimanale. Giocherete fuori casa, forse meglio così, visto i vostri risultati fuori casa. Sì, i risultati dicono questo, però anche in casa meritavamo più punti, però bisogna tenere botta e preparare o ricaricare le pile e pensare subito alla partita di mercoledì contro una Fermana, che è una squadra pure loro importante, e ci giocheremo la partita. L'ultimo, da capitano e anche da osservatore del girone, che cosa sta dicendo questo campionato? Sempre più equilibrio? Sì, questo campionato è molto equilibrato, ci sono squadre importanti, vedi la classifica che è molto corta, quindi in questo campionato chi sbaglia meno alla fine riuscirà a vincerlo. L'ultima, ci sarai mercoledì, visto che sei dovuto uscire? No, ora vedremo. Stringerai i denti anche mercoledì? Vedremo, valuteremo con lo staff medico e il mister le mie condizioni e magari se ci starà meglio qualcun altro giocheremo qualcun altro, perché siamo tutti indispensabili.